Certo, con questo temperamento, con questo carattere di De Candeli, quello mostrato proprio contro i campioni d'Italia, potrebbe in qualche modo giocare un ruolo da protagonista nella lotta per non retrocedere, quello che francamente auguriamo alla formazione rossoblu allenata da Pulga e Lopez. A me non resta che ringraziare i gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Valeriano Battisti per il più che mai opportuno accanto a me in postazione cronaca, di Antonello Brughini, Francesco Repice, nel ribadirvi che la Juventus ha battuto per 3-1 il Cagliari, il secondo anticipo della 18ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.